c'è chiuso pure noi alimentaristi, come dice che gli alimentaristi sono la prima necessità. Siamo 10 baracche a mercato e dicono, e ci hanno chiuso lo stesso, mentre invece i cinesi stanno aperti e fanno affluenza nei negozi. Ha chiuso, invece noi siamo all'aperto e ci hanno chiuso lo stesso. Questo è perché non sanno governare, capito? Chi deve stare chiuso sta aperto e chi deve stare aperto sta chiuso. Questo fa Vincenzo De Luca. Perché sto virus non se ne va mai, Bravo. Non se Abbiamo ne va bisogno delle mai. risposte Allora è meglio che subito, conviviamo subito. e ci facciano lavorare. Devono tutelare la salute dei cittadini, perché il cervello non è una salute, che noi ci stiamo perdendo il cervello. Questo pure è una salute, il cervello, però non si guarisce. Il coronavirus si guarisce, il cervello non lo puoi guarire. Più di 15 giorni che siamo chiusi e non apriamo. In automatico noi purtroppo i nostri fondi sono finiti. Abbiamo bisogno di aiuto economicamente e pure mentalmente, perché purtroppo non possiamo stare a casa. Abbiamo bisogno di lavorare. Con le spese che abbiamo bisogno di lavorare. Questa è una categoria che non è molto portata a genio per De Luca, visto che ha chiuso tutto. Ha chiuso anche il genere alimentare. Fino all'altro ieri ci stavano i generi alimentari aperti, adesso ha chiuso pure il generi alimentare. E vi parlo sinceramente, noi purtroppo non ce la facciamo più, le spese aumentano giorno per giorno. Gli stipendi non ce l'abbiamo, purtroppo, e noi cambiamo di giornata. Quello che si vende, quello ci mangiamo. Sperando che De Luca riesca a capire qualcosa. Fatelo arrivare a loro, perché purtroppo loro con gli stipendi non se li abbassano, loro hanno sempre gli stipendi che pigliano.